Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica, quando inizierà lo scrutinio per le elezioni europee, che durerà per l'intera notte. Dalle 14 di lunedì al via lo spoglio per le comunali, che in Abruzzo si svolgono in 99 comuni e interessano circa 400.000 elettori. In tre città, Pescara, Montesilvano e Giulianova, è possibile il turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. Qui è anche possibile il voto disgiunto a un candidato sindaco e a una lista non necessariamente appartenente alla sua coalizione. Si vota in 51 comuni della provincia di Chieti, il più popoloso dei quali è Fossa Cesia, con poco più di 6.000 elettori, 7 della provincia dell'Aquila, tra i quali Trasacco, con poco meno di 5.000, oltre a Pescara e Montesilvano, nella stessa provincia le urne 17 comuni, fra cui Città Sant'Angelo con oltre 12.000 aventi diritto, mentre in provincia di Teramo spicca, assieme a Giulianova, anche Pineto, con oltre 13.000 elettori, oltre ad altri 20 comuni. Come tradizione, Rete 8 seguirà con lunghe dirette le operazioni di scrutinio di domenica a partire dalle 22.45 per le europee e lunedì in diretta dalle 13.30 per le comunali, in sinergia con il centro. Nelle due trasmissioni, proiezioni e risultati in tempo reale, collegamenti con i comitati elettorali e i comuni interessati al voto e ospiti in studio per i commenti.